Un ordine del giorno in 6 punti per esprimere piena condivisione all'iniziativa di protesta del Movimento dei Forconi. Così il Consiglio Comunale di Ragusa si è espresso al termine della seduta di ieri sera a Palazzo dell'Aquila, sottoscrivendo una mozione bipartisan da presentare ai massimi organi istituzionali regionali e nazionali. Una seduta che ha visto la presenza di alcuni rappresentanti del Movimento, in primis Aldo Bertolone, che ha illustrato i temi principali della protesta inseriti nell'ordine del giorno sottoscritto dai consiglieri comunali. Delle riscossioni tributarie da parte della Serit Sicilia, blocco immediato dei prodotti agricoli importati da paesi esteri e non conformi alle normative italiane, tracciabilità delle merci del settore primario, applicazione dello statuto siciliano e modifica della legge elettorale, i punti principali elencati dai Forconi. Quindi se questa carta, signori, deve essere un mero passacarta, io vi direi una cosa, date le dimissioni. Dimettete, perché vuol dire che sono due le cose, o non volete fare niente o non riuscite a fare niente. Il sindaco di Ragusa, Nello Di Pasquale, ha espresso un plauso al movimento che sta combattendo per ragioni giuste e nel modo giusto. Attraverso i canali istituzionali si potranno cambiare le cose, ha sottolineato il sindaco, senza creare disagi e ingenti perdite economiche in Sicilia. Questo nel comune che amministro, ha detto Di Pasquale, non lo permetteremo mai più. Oggi i sindaci ci sentiamo soldati in trincea senza munizioni. L'auspicio è davvero che tutti insieme riusciremo ad ottenere una serie di risultati affinché possano arrivare anche munizioni a noi per affrontare questa battaglia contro la disoccupazione, contro il bisogno, contro la crisi.